Ciao a tutti! Non so bene che cosa dire in questo video in realtà perché sono molto emozionata, vorrei dire tantissime cose, però allo stesso tempo penso che sarebbero superflue perché vorrei semplicemente ringraziarvi, ringraziare ogni singolo iscritto a questo canale, ogni singola persona che mi segue, a cui è piaciuto un mio video o tutti gli altri o ogni persona che commenta o non commenta ma mi segue silenziosamente, ogni singola persona iscritta a questo canale, non solo perché wow, cioè siamo a 10.000 iscritti ed è un numero per me assurdo che non avrei mai, mai, e sono sincera, mai pensato di raggiungere. Il motivo principale per cui sono molto contenta ed emozionata non è tanto aver raggiunto 10.000 iscritti quanto essermi resa conto che quello che faccio qua su YouTube è apprezzato e piace. E sono senza parole perché 10.000 è un numero come tanti in realtà. Quello però che sento io in questo momento è una sensazione che faccio fatica a descrivervi perché in questo canale c'è me stessa, c'è Donatella, c'è quello che le piace, quello che non le piace, quello che sa fare, quello che vorrebbe condividere, le sue esperienze personali e sapere che tutto questo piace a qualcuno, è apprezzato, è pazzesco perché vuol dire che piaccio io come persona. Ovvio, non mi potete conoscere al 100% perché qua su YouTube scelgo che cosa mostrarvi di me, però la maggior parte delle cose rispecchia tantissimo quella che è la mia persona, la mia personalità. Ci sono video molto difficili che ho fatto qua sul canale che parlano di timidezza, di come finiscono le amicizie. C'è anche un video in cui piango in questo canale che mi vergogno solo a pensarci, però rispecchia totalmente la persona che sono. Non sono un personaggio. Non voglio apparire in un modo diverso da quella che sono e sapere che a voi piace chi sono io realmente è assurdo ed è una cosa a cui io non sono abituata perché non mi sono mai sentita totalmente accettata dagli altri, dalla società e sapere che su internet, un luogo in cui la gente sfoga tantissima rabbia, cattiveria, odio insensato verso gli altri, sapere che invece c'è della gente che ti sa apprezzare, ti aiuta, ti dà sostegno, apprezza quello che fai, l'impegno che ci metti. È assurdo. È la cosa che realmente mi emoziona e mi fa sentire il settimo cielo. Molti miei colleghi o amici di YouTube mi hanno chiesto come ci si sente ad aver raggiunto 10.000 iscritti. E io non ho saputo rispondere a questa domanda perché io mi sento esattamente la stessa persona che ero un mese fa, 2 mesi fa, quando non pensavo minimamente di raggiungere 10.000 iscritti. Quello che è cambiato è un numero, io sono sempre me stessa. Non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per me. È uno sprone a fare sempre meglio, è una cosa che mi dice quello che stai facendo piace, continua così. L'unica cosa che probabilmente è cambiata in me stessa è che ora sono un pelo più contenta della persona che sono e orgogliosa del lavoro che ho fatto fino adesso, perché se ho raggiunto questo piccolo traguardo, l'ho fatto facendo video che piacevano a me, non ho mai fatto video per fare visualizzazioni, non ho mai tolto o ridotto una tipologia di video perché magari era la meno vista o la meno seguita. Sono sempre stata coerente con la persona che sono, con quello che dicevo nei video. Chiaramente ognuno può cambiare idea e quando è successo a me, ve l'ho sempre detto in totale onestà, sono sempre stata una persona chiara, diretta in un certo senso con voi. E ho sempre fatto video che mi piacessero, che mi dessero soddisfazione, video che mi facessero dire wow, questo è un bel lavoro. Chiaramente ci sono video che mi piacciono di più, video che mi piacciono di meno, magari non sono riusciti come volevo, però ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare. Non ho mai finto di essere un'altra persona, non ho mai cercato di fare qualche cosa per raggiungere questo piccolo traguardo o per acchiappare visualizzazioni o
per qualsiasi altro motivo. L'ho fatto semplicemente per me stessa, per condividere le mie passioni, i miei pensieri, le mie esperienze personali, per poter anche aiutare e ispirare voi. E semplicemente io vorrei ringraziarvi perché mi sostenete, mi date la forza di andare avanti ed è una cosa molto importante per me. Io tendo ad essere veramente molto insicura e il vostro sostegno, il vostro appoggio è stato fondamentale in tutto questo tempo perché mi ha permesso di realizzare piccoli grandi sogni, traguardi e mi ha permesso anche di credere di più in me stessa, in quello che faccio. E questa è una cosa senza prezzo. Direi di passare alle cose concrete di questo video. Io ho scelto due modi per ringraziarvi. Uno è aperto a tutti senza alcun impegno o quasi, e si tratta della creazione di un gruppo di lettura basato principalmente sui fumetti, quindi graphic novel, fumetto italiano, americano, manga, qualsiasi tipo di fumetto. Il gruppo di lettura è una cosa che mi avete chiesto sempre in tanti, ma che non ho mai deciso effettivamente di fare, non perché non mi piacesse l'idea, anzi, è un'idea che mi ha sempre stuzzicato, però avevo paura di non incontrare i gusti di tanti di voi. Penso sia comunque un impegno decidere tutti insieme che cosa leggere. Magari avevo paura di deludere alcune persone se non sceglievo la loro proposta, o magari avevo paura di fare delle proposte non interessanti. Avevo veramente tanti dubbi e insicurezze, quindi ho sempre lasciato da una parte questa idea, però basta insicurezze, basta. Voglio veramente buttarmi nei progetti, nelle idee che ho, essere più attiva in questo senso, quindi voglio creare un gruppo di lettura assieme a voi, basato principalmente sui fumetti. E come sul canale sto facendo le recensioni scelte da voi, che è un tipo di video che vi piace, vi vedo molto attivi in questo senso ed è una cosa che mi rende molto ma molto contenta, ho deciso di alternare questa tipologia di video, quindi voi che scegliete un libro da farmi leggere e recensire poi sul canale, al gruppo di lettura. Quindi per un mese sarete voi a scegliere il libro da farmi leggere e recensire, il mese successivo invece sceglieremo tutti assieme un fumetto da leggere. E quindi non sarò soltanto io a proporvi dei titoli, ma sarete anche voi a proporli e faremo come al solito un sondaggio sul gruppo CB's The Wayne, che trovate linkato qua sotto in descrizione nel caso vi incuriosisse l'idea. Non trasformerò il gruppo esclusivamente su libri e fumetti, però penso che sia il modo più semplice per poter parlare e creare appunto questo sondaggio. Ovviamente non parleremo esclusivamente sul gruppo, farò un video dedicato alla lettura e quindi poi si creerà la discussione riguardo al fumetto letto insieme sotto a quel video. Non intaseremo il gruppo con questa cosa, non preoccupatevi, non ci sono stati in realtà mai limiti di tematiche da trattare sul gruppo, siamo sempre tutti liberi di parlare del più e del meno e vorrei che rimanesse tale perché è una cosa secondo me più spontanea e tra virgolette vera, essere liberi di parlare di qualsiasi cosa e non esclusivamente di un tema in particolare. Il secondo modo che ho scelto per ringraziarvi è appunto un premio che riceverà uno di voi e consiste in un fumetto, una creazione fatta a mano da me che personalizzerò in base al vincitore e una lettera di ringraziamento, tutto spedito tramite raccomandata. Il fumetto che ho scelto è Golem di LRNZ. Perché è un fumetto? Perché Golem? Allora, io quando ho aperto questo canale mi ero posta due obiettivi principalmente. Il primo era battere la mia timidezza conoscendo nuove persone e mettendomi in gioco. Il secondo parlando di fumetti, perché non avevo persone con cui parlarne, non conoscevo persone che avessero questa mia stessa passione e vedevo che su YouTube c'erano veramente pochissime persone a parlare di fumetti ed erano praticamente tutti ragazzi. I fumetti non sono solo per ragazzi, toglietemelo dalla testa. Io ho sempre avuto questa grandissima passione per i fumetti, quindi volevo assolutamente condividerla con qualcuno e conoscere persone con la mia stessa passione. Golem è stata una delle prime graphic novel ad essere recensita qua sul canale, quindi lo vedo come un fumetto molto rappresentativo di quello che è stato il mio percorso qua su YouTube. È un fumetto che a me personalmente è piaciuto tanto, che mi ha fatto scoprire tante cose
cose nuove, in primis uno dei miei autori preferiti, ovvero Lorenzo Ceccotti, e mi sembra giusto regalarvi un fumetto che mi è piaciuto tanto, di un autore che stimo e apprezzo tanto, e quindi mi sembra giusto sostenere un autore in cui credo. Inoltre questo fumetto è edito da Bau Publishing, una casa editrice con un catalogo per me estremamente interessante, una casa editrice che quando posso sostengo sempre ed è una delle poche, delle prime che ha creduto in me, nel mio canale, nel mio progetto. Quindi mi sembra giusto regalarvi una cosa in cui credo totalmente e che simboleggia e rappresenta il mio percorso qua su YouTube, quello che mi piace, quello in cui credo e quello che vorrei sostenere. Le regole per partecipare a questo giveaway sono semplicissime. Vi basterà essere iscritti a questo canale YouTube, ovvero CB is the way, e al relativo blog, di cui trovate il link qua sotto in descrizione nel caso non foste iscritti a nessuno dei due. Dovrete poi commentare questo video scrivendomi o come siete venuti a conoscenza del canale, che è una cosa che mi incuriosisce veramente tanto, oppure come vi piacerebbe strutturare il gruppo di lettura, se avete consigli, idee, spunti. Potete scegliere di scrivere entrambi o solo uno dei due. Scegliete voi, non ci sono limiti in questo senso. L'importante è commentare qua sotto il video. Se poi vi interessa potete anche seguirmi sugli altri social, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Il 14 gennaio estrarrò un vincitore che annuncerò sia sulla pagina Facebook che qua sotto in descrizione, scriverò appunto vincitore e il relativo nickname. Sarà poi questo vincitore a dovermi contattare tramite messaggio qua su YouTube in modo che io sia certa al 100% che il vincitore è proprio questo. Quello, e in modo anche da non farvi scrivere i vostri dati magari personali qua nei commenti per privacy, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ringrazio dal profondo del cuore, grazie tantissimo ad ognuno di voi e ci vediamo presto con un nuovo video. Buona fortuna per il giveaway. Ciao!